Spalti gremiti e battaglia in campo, si è respirata l'atmosfera della grande pallavolo alla Palestra Capitini di Perugia in occasione della finale promozione, andata, del campionato di Serie B1 femminile tra la 3M Perugia e la Sanitaria Sicom Messina. Le primatiste, rispettivamente dei gironi E e F, si sono affrontate a viso aperto, regalando divertimento ed emozione agli oltre 200 spettatori presenti. La 3M Perugia ha avuto la meglio al tie-break dopo aver sofferto in avvio, rimontato l'iniziale svantaggio e sfiorato la vittoria appena al quarto set. Dall'altra parte della rete, la Sicom Messina ha dimostrato tutte le sue qualità organizzative ed individuali. Sabato 14 maggio in Sicilia ci si aspetta un'altra grande sfida. La 3M Perugia, per centrare la Serie A2, dovrà conquistare la vittoria o, in alternativa, perdere il tie-break e giocarsi tutto al Golden Set. Un piccolo rammarico c'è, perché quel quarto set, insomma, andare là con un 3-1 era sicuramente meglio, però vabbè, la pallavolo è questa, anche loro si allenano, anche loro giocano, quindi proviamo a fare l'impresa, ecco, perché di impresa si tratterà. Qui è un palazzetto da intorno alle 2000 persone, quindi caldissimo, e già era caldo durante il campionato, vedendo i filmati lo sarà addirittura, sarà all'ennesima potenza sabato, ecco. Loro poi, Messina è tantissimi anni che non è in Serie A, ci allenavo io 20 anni fa, quindi penso che siano super motivate, ma lo siamo anche noi, ecco. La